Buongiorno e buon giovedì. Io ho sistemato un pochettino il divano, infatti lì c'è la scopina perché ho raccolto tutte le bollicine che mi aveva lasciato ieri sera Chiara mangiandosi il pane. Vabbè, devo preparare gli zainetti, lì ci sono le tazzine a mollo e lì i biscottini che sono rimasti. Buoni, buoni, buoni. Infatti ho detto io stamattina. Questi qui con la marmellata li scendo giù, visto che dopo che vado a prendere, dopo che i bimbi prendono il pulmino, mi fermo sempre un po' sotto da mamma che prendiamo il caffè. Li scendo così li mangiamo insieme. Niente, stamattina sono di blu e biovo. Sembra che ci sia un accenno di azzurro al cielo, sembra. Vediamo. Ma ieri un freddo, un freddo, un freddo, non sembra maggio, credetemi, non sembra maggio. E niente, mi sbrigo perché sono le 8:20, vabbè che è fino alle 9 che arriva il pulmino, però ancora li devo pure sbrigare. Oggi penso che mi prenderò un po' di commenti e seguirò il consiglio della mia cara amica Virginia, di fare un video ringraziamenti per ringraziare singolarmente ognuna di voi, anche se spesso lo faccio così nei video che ringrazio, però voglio seguire il consiglio di Virginia di fare proprio un video ringraziamenti e soprattutto ringraziare i nuovi iscritti. Un bacio, a più tardi. Allora, mi sono sistemata i letti. Mi sono lavata le tazzine, ho pulito il bagno. Adesso ho steso i panni del lavoro di mio marito, più ho lavato a mano gli straccetti che avevo usato e li ho stesi pure, e in più c'è una lavatrice con tutte le robe scure. E una lavatrice l'ho raccolta, adesso mi tocca piegarli. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. Allora, buon pomeriggio. Mi sono dato una sistemata un po' ai vetri perché erano tutti un po' schizzati fuori. E dentro c'erano un po' di impronte, quindi ho dato una passata ai vetri e poi ho invertito i panni. Quelli che erano fuori hanno fatto una bella sventolata e me li sono passate allo stendino al muro, e quelle che avevo messo al muro perché stamattina era un po' più scuro, pensavo che piovesse, quindi alcuni me le ero stese direttamente al muro, li ho messe fuori perché mo è sempre nuvoloso, però non sta piovendo, quindi lì ho fatto il cambio, così almeno sventolano pure queste qua. E niente, adesso mi sono messa un po' sul divano per riposarmi poco 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 e partiamo con, anzi mi metto a tavola e partiamo con i saluti, con i ringraziamenti. Eccomi qua, mi sono messa un po', sono sollevata dal divano e mi sono messa sulla sedia e mi sono un po' appuntata alcuni nomi, anche se per appuntarli tutti dovrei stare almeno mezza giornata seduta e scriverli. Comunque, che dire, sono veramente molto molto contenta di questo traguardo, di essere arrivata quasi a 570, perché me ne manca uno per 570. Sono veramente contenta e ringrazio tantissimi i nuovi iscritti. Comunque,
inizio a salutare la mia dolcissima amica Virginia, ti mando un bacio, sempre molto dolce nei commenti. Noi ci sentiamo anche fuori di qui, soprattutto quando dobbiamo commentarci vedere i film che ci guardiamo, perché ne abbiamo un paio che ci guardiamo insieme, quindi poi visto che bello, visto, e noi ci poi dopo alla fine ci commentiamo all'inizio e poi alla fine del film. Francesca Sabato, Concetta, a casa di Conce e Claudio, un'altra mia amica, l'amica. Sì, ecco, la pausa. Allora, sono ritornata, c'è stata una piccola pausa. Comunque, ne approfitto per salutare Arcobaleno in cucina, che è veramente sempre dolcissima nei commenti. Ti mando un bacio. Giovanni Airone, che anche lui ha un canale, ogni tanto ci fa vedere qualcosina, è sempre presente con i suoi buongiorno, e ti mando un bacio e grazie mille. Altrettanto anche Stefi Blu, che ha anche lei un canale dedicato comunque ai buongiorno, ed è sempre presente nei miei video mandandomi anche lei il buongiorno. Quindi, cara Stefi, ti mando un grosso bacio. Poi la mitica Nicoletta, un'amica su YouTube, una mamma su YouTube, che è anche un'amica comunque qui su YouTube, è un'altra persona straordinaria, sempre gentile, sempre a dare consigli ottimi. È peccato che siamo lontane, se no avrei proprio un'amica vicina e faremmo di tutto e di più. Patti Casa, che ti mando tantissimi baci anche a te. E una nuova iscrizione è Pirata dei Sogni, una coppia, marito e moglie, bellissimi video vostri. Mando un bacio a voi, e saluto anche Melissa Bonaccorso, che è sempre presente anche nei miei video, la cara Stellina, Lucia Dell'Elba. Mando un bacio anche e un saluto a Lady Emanuela, Lady Aforismi, che si chiama Emanuela. Saluto anche il canale di Yes Lucan, che mi sfugge il nome. Poi il canale I Sogni Sono Desideri, Marta, ti mando un bacio. Saluto anche Gerardo, perché è sempre, 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 sempre presente, come lui, come Walter, il canale Nuovissimo Mille Film, Federico, il canale Cinema Arte, e Max, in cucina con B Max. Saluto tantissimo anche Mara Passotto, che sì, un secondo amore, non ha un canale, però mi commenta sempre, 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 dolcissima, molto molto gentile. La zia Giuseppa, ne approfitto per risponderti a un commento che mi hai detto del pezzo del camino. Sì, molto bello, anche se non lo uso più perché abbiamo fatto l'allaccio con il metano, perché purtroppo per la legna non avevo più posto per metterceli, e come spese non mi conveniva più, tra un locale da pagare l'affitto, un locale da poterci mettere la legna, pagare comunque i camioncini che comunque che ti portano la legna, non ci si riusciva, quindi mi è rimasta solo, diciamo, la parte estetica, però non funziona più. E un'altra new entry è Franca Mungo, perché la sento sempre che la saluta Virginia, la sua amica Franca Mungo, e ti ringrazio tantissimo di esserti iscritta anche nel mio canale, e benvenuta. Saluto anche Angela Di Trani, meravigliosa, Alessia Unica Star,
non ci sono parole. Lei è la mia, lei mi chiama a me Wonder Woman, io ci chiamo a lei. È meravigliosa, sempre gentile. Saluto, aspettate un attimo che vado a prendere l'acqua. Allora, tra tante pause riusciremo a finire questi saluti. Comunque saluto anche la mia amica Rita della Dolce Casa, saluto anche e ringrazio tantissima per avermi fatta, per avermi nominata nella sua live, Manuela P-Vlog. È un canale veramente strepitoso, da tanta di quella è simpaticissima, ma da tanta di quella carica, cioè dopo che tu ti guardi il suo video ti metti proprio in moto, dici, beh, parto e rivoluziono tutta la casa, perché è... poi i piccolini, più che altro la piccolina, che è quella che a volte si fa vedere di più, Giorgia, è meravigliosa, la polpettina, ti mando un bacio. Non ce la posso fare, non ce la posso fare, facciamo dei saluti a puntate tipo come fosse al sole. Aspettate, saluto anche Cosmina Zaffino, Lina Zaffino pure, vi mando un bacio, e tanti 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 altri che veramente non riuscirei ad elencarvi tutti, perché siete veramente tantissimi, non vorrei che venisse troppo, anche troppo lungo il video, però siete veramente tantissimi, io vi ringrazio veramente di cuore, mi fa davvero piacere e sono veramente molto molto contenta. E niente, perdonatemi se qualcuno mi è sfuggito un momento, però veramente non è semplice andare a prendere tutti, poi a vedere proprio tutti i video, tutti i commenti. Io comunque in generale mando un bacio a tutti 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 e ringrazio tutti 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 quelli che già c'erano e quelli che si sono appena iscritti, vi do il benvenuto e sono veramente molto contenta. Un bacio a tutti, grazie mille di cuore. Piccolo appunto. Allora, per scanso di equivoci, come ho anche risposto ad un commento, allora, ho appena letto un commento dove mi un certo Aden, a meno che non sia una ragazza, comunque, nome straniero, Aden, non so che cosa, comunque che mi è stato detto, quando mai? Dove praticamente mi è stato detto che io ho usato, diciamo, con lo stesso straccetto che ho pulito il water, poi giustamente ho pulito il lavello. E mi è stato dato della brava, in senso sarcastico, no? Cioè, che schifo è? E in effetti è una cosa che non faccio mai abitualmente, infatti ho scritto sul commento che ho purtroppo due, ma infatti devo cambiarla per evitare questi equivoci che a volte si possono creare, perché poi a volte mettendo la velocità non si capisce se prendi e posi la spugnetta essendo dello stesso colore. Quindi adesso che sono qui in bagno faccio vedere che questa qua, dov'è? Questa qua, che io uso per spolverare questo lavello qua e pulisco il bidet e il bar. Questa che è qua, vedete, una è qui e l'altra è lì. Vedete, non è che sto dicendo non è che la sto spostando da una parte all'altra, sono due spugne praticamente dello stesso colore. Quindi questa è solo qua e quella e per quindi diciamo che non uso la stessa spugnetta per entrambe le cose, perché veramente mi farebbe schifo anche a me stessa.
grazie del comunque grazie lo stesso per il commento e oltre ad averti risposto che ti ho scritto, se vedrai questo video vedrai anche che ho realmente due spugne dello stesso colore e quindi non uso una per tutto. Concludo perché adesso stavo aiutando mia figlia a ripetere delle scienze. La respirazione, stiamo ripetendo, facciamo lezioni di respirazione. A più tardi. Volevo comunque salutare anche Erina Abate, Ernestina, Laura che anche ha un canale, l'EP Mania che non erro, e tutti a casa di Maria, dolcissima, ti mando un bacio. Daniela Cipolla, non ha un canale ma è una persona veramente squisita, sempre con dolcissimi messaggi e tanti altri che comunque non dovrei andare proprio a guardare tutti i video con tutti i commenti. Comunque grazie mille, io termino qua questo video e vi auguro una buona notte.